questo momento siamo con i pannelli inseriti, siamo a circa 100 watt di energia fornita. In realtà tante cose che vengono descritte come il futuro sono già il presente, ci vuole un po' di buona volontà, sono comunque realizzabili senza aspettare che qualche industria faccia il suo catamarano fotovoltaico a 20.000 euro. È già tutto in commercio, basta assemblarlo, avere un po' di creatività, di pazienza, di manualità sicuramente. Però diciamo che non c'è bisogno più di avere un intero reparto di ricerca e sviluppo di qualche grossa azienda per realizzare un prototipo come quello che stiamo costruendo e assemblando. L'Unione Europea prevede degli obiettivi al 2020 di 10% di mobilità sostenibile. Oggi nel 2016 tali obiettivi sono scarsamente realizzati e noi abbiamo voluto dimostrare che determinate tecnologie sono sufficientemente avanzate per poter compiere i primi passi per una navigazione sostenibile anche in ambiente marittimo. Quello che in genere viene considerato il futuro è già il presente. Siamo all'interno del Parco Nazionale del Cilento e precisamente in un'area che è stata denominata e qualificata come area marina protetta della Masseta e degli Infreschi. Si tratta di un'area dalla bellezza paesaggistica e naturalistica spettacolare, ma poco conosciuta anche per via della natura prevalentemente selvaggia che caratterizza quest'area, allo stesso tempo ricca di spunti di interesse naturalistico. Lungo la costa, di 14 km circa, sono presenti diverse insenature, delle grotte sia sopra che sotto il livello del mare. Sono stati ritrovati dei resti umani risalenti addirittura a 540.000 anni prima di Cristo. Questo rapporto tra l'uomo e la natura selvaggia fa sì che raggiungere queste spiagge, queste bellezze naturali, possa avvenire soltanto via mare, rispettando delle regole che sono state dettate dall'ente parco. Un'alternativa, un nuovo servizio di trasporti marittimo per quanto riguarda l'area marina protetta non è che si può pensare, ma a questo punto è doveroso. Nel senso che comunque si sta sviluppando nell'area protetta, si sta sviluppando un sistema che tende, diciamo, a portare sempre più passeggeri sulle spiagge. E sappiamo che purtroppo questo non è possibile, data la capacità antropica delle spiagge, anche secondo le nuove direttive del parco. Esistono imbarcazioni molto molto leggere, sono dei semplici gommoni. In questo caso abbiamo optato per un catamarano gonfiabile, in quanto il catamarano non solo è più stabile, ma ha una navigabilità superiore, in quanto è minore l'attrito sull'acqua, dal peso di 35 kg, quindi è un veicolo marittimo, un natante molto molto leggero. Per quanto riguarda il motore, abbiamo optato per dei motori elettrici fuori bordo equivalenti a un 3-4 cavalli a un motore a scoppio alimentati da batteria a litio. Questi motori della Torquido permettono anche l'alimentazione a energia solare. Per quanto riguarda i pannelli, la nostra scelta è ricaduta su una ditta italiana, la Solbian, che produce pannelli fotovoltaici super leggeri e flessibili per nautica, quindi sono pannelli ottimizzati in grado di ottenere un buon rendimento anche con angolazioni non ottimali. Abbiamo preso due pannelli da 100 watt, abbiamo costruito il telaio con materiali reperibili comunque
in qualsiasi grande magazzino di bricolage usando dei tubolari d'alluminio e costruendo connettori, cerniere, clip e maniglie con la stampante 3D. Il vantaggio del fotovoltaico è che chiaramente si aumenta di molto l'autonomia e quindi il raggio in miglia percorribile grazie a una singola batteria, in quanto i due moduli da 100 watt forniscono 18 volt, la batteria è in grado di ricevere corrente dai 9 volt fino ai 50 volt. Per migliorare il processo di ricarica abbiamo unito in serie i due pannelli da 100 watt a 18 volt per avere 200 watt di picco a 36 volt in uscita. I 200 watt di picco sono in realtà una dimensione teorica, è la corrente massima che si può ottenere in condizioni ottimali, che non sono sicuramente quelle su un'imbarcazione che è soggetta quindi a movimenti, angolazioni differenti, ma abbiamo constatato nell'uso reale che verso l'azimut, quindi intorno all'ora di pranzo, si ottiene una corrente massima di circa 115 watt in entrata. Questa corrente, anche quando non è il massimo, è in grado di ricaricare una batteria in circa 5-6 ore. Nei momenti di sosta la batteria comunque si ricarica ed è anche possibile navigare solamente energia solare, in quanto la dimostrazione pratica ha rivelato che con circa 100 watt in entrata si riescono a raggiungere i due nodi di velocità in navigazione. Due nodi chiaramente non sono una grandissima velocità, però per una navigazione nell'area marina protetta, diciamo navigazione escursionistica per ammirare le bellezze naturali dei tanti luoghi che in Italia esistono e che potrebbero usufruire di questa tecnologia, è comunque una navigazione possibile. La velocità massima raggiungibile a piena potenza è di circa 5 nodi, che in realtà è la velocità massima consentita nell'area marina protetta dalla Mastella degli Infreschi. Quando si parla di obiettivi politici fissati, che sono diciamo delle parole scritte sulla carta, l'altra faccia della medaglia è l'implementazione di tali obiettivi. La tecnologia c'è, è a disposizione, ha dei costi comunque accessibili. Non si tratta semplicemente di obiettivi teorici staccati dalla realtà. Gli obiettivi della mobilità sostenibile, anche in mare, possono contribuire alla nostra qualità della vita, soprattutto in aree dove comunque le emissioni a livello di carburanti fossili e di rumore puzze prodotto dai veicoli tradizionali causano un disturbo non solo al turista, al bagnante nei mesi estivi, ma anche a tutto l'ambiente marittimo, che è un ecosistema estremamente delicato che va opportunamente protetto.